La versione 4.0 delle licenze Creative Commons ha introdotto una serie di importanti novità. Di cosa si tratta e quali vantaggi offre? Abbiamo detto che le licenze Creative Commons sono 6, si tratta infatti di una gamma di 6 licenze, di 6 opzioni, dalla più restrittiva alla più libera, tra le quali appunto il creatore, l'autore di un'opera può attingere, può scegliere per rilasciare liberamente la sua opera. Non solo, le licenze Creative Commons dalla loro nascita, quindi ai primi anni 2000 ad oggi, hanno subito un'evoluzione, hanno avuto delle generazioni, quindi siamo arrivati alla 4.0, quando si dice licenza 4.0 perché siamo alla quarta versione, alla quarta generazione delle licenze Creative Commons. E questo perché? Perché le licenze subiscono ovviamente variazioni e migliorie a seconda delle segnalazioni, delle esigenze e anche dal cambiamento del mondo della comunicazione. È ovvio che internet nel 2001 era diversa dall'internet di oggi. La più grossa novità che le 4.0, la generazione 4.0 pone è relativa al famoso diritto sui generis. Il diritto sui generis è uno strano diritto che si applica appunto alle banche dati, ai database, e che esiste solamente nel contesto europeo, nell'Unione Europea. Perché? Perché è un diritto che appunto ha le sue radici in una direttiva europea del 96 e che appunto abbiamo solo noi europei. Il motivo per cui le Creative Commons fino alla 4.0 non avevano questo diritto menzionato è molto semplice, cioè essendo licenze che provengono dall'ordinamento americano, gli americani non conoscono questo diritto e non avevano trovato opportuno, non avevano pensato di occuparsene all'interno delle licenze. Quando le licenze hanno avuto successo e hanno cominciato a diffondersi anche al di fuori appunto dei confini degli Stati Uniti, qualcuno ha fatto notare che era necessario considerare anche questo aspetto. Perché? Perché si rischiava di non licenziare correttamente i dataset, cioè applicare una licenza Creative Commons a una banca dati senza le corrette clausole, le dovute clausole relative al diritto sui generis, creava un problema, lasciava un buco. Allora Creative Commons, dopo una serie di studi e approfondimenti, ha rilasciato le 4.0 che trattano invece correttamente anche il diritto sui generis, quindi pur provenendo dall'ordinamento americano possono essere applicate anche in ambito europeo senza problemi e appunto finalmente riescono a licenziare correttamente anche questo diritto. L'altra novità relativa alle 4.0 è legata al discorso del cosiddetto porting. Fino alla 3.0 Creative Commons si è occupata di fare un lavoraccio, un lavoro veramente pesante di adattamento delle licenze ai vari contesti, ai vari ordinamenti giuridici, cioè in ogni stato, in ogni ordinamento in cui c'era un progetto Creative Commons attivo, i giuristi di Creative Commons si occupavano della traduzione in lingua, ma anche dell'adattamento all'ordinamento locale. Cosa che però creava, appunto, oltre a un dispendio di risorse, anche problemi di a volte differenza di interpretazione tra una versione, ad esempio la versione giapponese rispetto alla versione italiana rispetto alla versione spagnola, ad esempio. Creative Commons ha fatto marcia indietro su questa scelta e ha deciso che le 4.0 vengono rilasciate in un'unica versione che viene chiamata International, che poi comunque ha delle traduzioni, nel senso che traduzioni meramente linguistiche per essere più comprensibili a persone che non parlano l'inglese, però la licenza è identica, uguale a se stessa in tutte le nazioni, quindi non c'è più il problema, non c'è più il dubbio che si possano creare differenze e discrasie.